iniziata la nevicata, prevista da diversi giorni, ne avevamo già parlato, il minimo di pressione si sta formando proprio in questi minuti sulla Corsica. Rispetto a quanto previsto dalle carte meteorologiche, anche nell'ultimo aggiornamento che abbiamo fatto oggi intorno alle 2:30, in realtà la depressione si sta formando proprio sul dito della Corsica, una posizione perfetta per avere le precipitazioni sulla nostra zona, che a causa delle temperature molto basse sia in quota che alle quote medie, e attualmente abbiamo circa 6 gradi a meno 6 gradi a 1500 metri di altezza, e la temperatura a Barga è di intorno allo zero, non possono essere che nevose. Nelle prossime ore ci attendiamo un'ulteriore intensificazione della neve, soprattutto tra le 19 e la prima parte della serata e della notte, quindi dalle 19 più o meno e le 2 di notte, quando poi dovrebbe iniziare a soffiare in maniera più intensa la tramontana, sia nei bassi strati che alle quote superiori. Questo determinerà nella seconda parte della notte e soprattutto nel primo mattino di domani una tendenza al miglioramento fino a cielo sereno. Per la giornata di mercoledì andrà prestata attenzione al vento, perché sono previste raffiche anche con punte di 60-70 km/h, quindi soprattutto per gli alberi, per i rami che dovranno sopportare sia il peso probabilmente di circa una decina, 10-15 cm di neve, più il ghiaccio che si formerà unitamente al vento, ecco, andrà prestata sicuramente attenzione. Per il proseguo della settimana continuerà poi l'ondata di freddo, un'ulteriore intensificazione del gelo è prevista tra sabato e domenica, da valutare la possibilità di ulteriori nevicate. Per il momento però, ecco, è molto presto per parlarne, bisognerà vedere se si formeranno dei minimi o se resteremo sotto le correnti di tramontana. Quindi su questo argomento ci ritorneremo nei prossimi giorni. Attualmente, ribadisco, per le prossime ore è attesa un'ulteriore intensificazione della nevicata, soprattutto tra la sera e la notte.